e bentrovati a questo appuntamento dedicato a Legal Tech. Come sappiamo, Legal Tech in realtà ha un'eccezione molto vasta. Oggi in particolar modo ci occuperemo della trasformazione digitale delle direzioni legali e lo faremo ovviamente grazie all'ausilio dei nostri ospiti. Do quindi subito loro il benvenuto. Benvenuta Cristina Rustignoli, General Counsel di Generalitalia. Benvenuta Cristina. Grazie, buongiorno a tutti. Benvenuto anche a Gianni Marchitiello, Project Manager di Team System. Benvenuto Marchitiello. Grazie, buongiorno a tutti. E infine Emiliano Berti, Head of Legal Compliance Europe di Nokia. Benvenuto Berti. Grazie, grazie dell'invito. Prima di addentrarmi con voi nel merito della tavola, vorrei partire da alcuni dati che secondo me sono importanti proprio per andare a inquadrare un po' la situazione quando si parla di digitalizzazione delle direzioni legali. Innanzitutto mondo tech, il terzo anno consecutivo che a livello mondiale abbiamo oltre 1 miliardo di investimenti in legal tech e questo fa capire un po' l'espansione del fenomeno e l'importanza che viene data. Entriamo nel merito delle direzioni legali, leggo con voi alcuni dati che sono stati recentemente pubblicati da una ricerca condotta dall'Harvard Law School insieme ai EY. Alla ricerca hanno partecipato 2.000 general counsel e dirigenti d'azienda. È interessante uno spaccato in particolar modo che mette in relazione da un lato le aspettative dei CEO, dall'altro invece la risposta dei general counsel. Cosa si aspettano i CEO? Si aspettano un maggior approccio risk management rispetto alle funzioni aziendali, il controllo attento dei contratti, la riduzione dei costi e la digitalizzazione dei processi. Secondo questa ricerca pubblicata ad aprile, le direzioni legali al momento, quindi i 2.000 general counsel intervistati, ammettono di non essere pronti rispetto a queste richieste interne. Partirei quindi subito proprio dai general counsel, da Rustignoli e da Berti, provando a inquadrare con loro quali sono dal loro punto di vista le sfide chieste alle loro direzioni dalla digitalizzazione e quali sono d'altro lato anche le potenzialità. Partiamo da Cristina Rustignoli. Grazie, di nuovo buongiorno a tutti. Beh, sicuramente è un periodo di grandi trasformazioni, di grande innovazione che mette anche le direzioni legali delle aziende di fronte a scelte e necessità di individuare strumenti che consentano di essere più veloci, più efficaci, più diretti e di utilizzare, diciamo, le nuove tecnologie. Conseguentemente, è chiaro che soprattutto anche grazie, anche se è brutto dirlo, alla forte spinta alla digitalizzazione che ci è arrivata da questa situazione pandemica che stiamo vivendo, molte riflessioni si sono poste sui tavoli. Lato nostro, diciamo che abbiamo proprio avviato con tutta l'area che io coordino delle riflessioni importanti sul tema di come approcciare il legal tech e di come il legal tech può essere utile alla nostra attività quotidiana. E tanto è vero che questo tema è stato il tema della nostra convention di area sia di giugno e lo sarà per quello di dicembre, proprio per ricercare e individuare quelli che sono gli strumenti più adatti e più idonei a supportare la nostra attività, partendo anche da cose banali, diciamo, che possono sicuramente semplificare la vita di tutti i giorni, sino a cose un po' più sofisticate che magari richiedono al contempo una capacità di adattamento e anche di nuovo mindset che potrà essere adottata solo progressivamente. Per quanto riguarda invece Nokia, quali sono le riflessioni che si stanno facendo e innanzitutto lei quali sfide e opportunità vede nell'intelligenza artificiale e nell'applicazione del legal tech alla sua direzione? Ma guardi, innanzitutto penso che ormai è fatalmente non possiamo non incappare, se vogliamo usare questo termine, nella tecnologia che in qualche maniera ci sta prendendo da tutti i lati. Siamo entrati a pieno titolo in quella che ormai possiamo definire la quarta rivoluzione industriale. E la quarta rivoluzione industriale è guidata
da due che sono i campi di applicazione dove noi maggiormente abbiamo investito: il 5G e l'intelligenza artificiale, appunto, insieme a quella che poi è la robotica, le nanotecnologie, le biotecnologie, le stampe 3D, l'Internet of Things e il quantum computing. E di strada se n'è fatta tanta da quando nel 1956 alla conferenza di Dartmouth si parlò per la prima volta di intelligenza artificiale, e proprio uno dei padri fondatori, Claude Shannon, presente a quella conferenza, era uno dei membri del Bell Labs che oggi, come tutti sappiamo, fanno parte della famiglia Nokia. E siamo arrivati ad oggi dove ormai non si può non parlare di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale in qualche maniera è il futuro, viene visto come il futuro, anche se ancora probabilmente non sappiamo quali sono le applicazioni dove questa tecnologia potrà essere applicata. E quando parliamo di dipartimenti legali, il discorso secondo me si fa ancora più spinoso, perché mi lasci dire, tradizionalmente noi avvocati non accettiamo di buon grado l'ingresso di nuove tecnologie e digitalizzazione all'interno dei nostri processi. Quindi c'è sempre una resistenza, che forse è proprio nel nostro DNA, come professionisti legali, ma allo stesso tempo non possiamo non riconoscere che già i nostri processi si stanno velocemente adattando a quelle che sono le nuove tecnologie, e non possiamo non riconoscere che queste nuove tecnologie in qualche maniera ci stanno rendendo la vita più facile. Quindi in Nokia noi non facciamo differenza, quindi il nostro dipartimento legale ad oggi è altamente efficientato dall'ingresso di queste nuove tecnologie, inclusa l'intelligenza artificiale. Marchitiello, vengo a lei proprio perché è rappresentante di Team System, un'azienda che è chiaramente nota sul mercato come produttrice di gestionali di software anche in ambito legale. Prima Berti si chiedeva, bisogna capire per le direzioni legali poi esattamente cosa comporta l'ingresso dell'intelligenza artificiale e dei software. Quindi rivolgo subito la domanda a lei per provare proprio a spiegare al nostro pubblico in quali attività svolte dalla direzione legale, secondo la vostra esperienza, i gestionali e l'intelligenza artificiale vanno a dialogare meglio. Partirei dal fatto che Team System è un'esperienza pluridecennale nell'ambito dei servizi ai professionisti, quindi forniamo applicativi specifici per ciascuna categoria. Quindi anche per gli studi legali abbiamo dei software ormai sul mercato che sono presenti da anni. Proprio in virtù della spinta di queste nuove tecnologie, abbiamo recentemente immesso sul mercato un applicativo dedicato ai dipartimenti legali, quindi dedicato ai General Counsel, Enterprise Legal, che in sostanza è un applicativo che consente ai General Counsel di svolgere egregiamente quelle che sono le attività tipiche di un dipartimento legale, che anche se appunto viene definito come dipartimento legale, si discosta tantissimo rispetto a quelle che sono le attività ordinarie di uno studio legale. Entrando nello specifico, è chiaro che, rimarcando un po' anche quello che è stato detto fino ad oggi, un applicativo deve avere necessariamente la capacità di applicare appieno quello che è la digital transformation. Qui possiamo in sostanza riepilogarla in quattro elementi che sono secondo me fondamentali. Il primo è l'interoperabilità dell'applicativo con altri sistemi. Questo perché ci deve essere un flusso informativo sia di carattere economico, banalmente volendo fare un riferimento specifico a quello che potrebbe essere un contenzioso lato budgeting piuttosto che consuntivazione di quello che è il costo specifico di un fascicolo. Così come la ridondanza dei dati, sarebbe assolutamente inutile dover inserire all'interno di una grafica, di un'anagrafica quelli che sono i nostri clienti che magari ci hanno presentato un reclamo, o piuttosto i nostri fornitori ai quali dobbiamo rinnovare un contratto. Quindi questa interoperabilità è essenziale. Altro elemento è sicuramente legato all'accessibilità, quindi vale a dire la fruibilità. La piattaforma deve essere fruibile in continuità, in sostanza su qualsiasi device, su qualsiasi supporto computer, che sia Mac, che sia Windows. Altro elemento dell'innovazione è l'innovazione che dovrebbe apportare ai processi. Se
si potrebbe sicuramente partire dall'elemento base, replicare quelli che sono i processi già presenti all'interno di un'azienda, che sono assolutamente consolidati, ma il valore aggiunto che un applicativo deve dare è dare l'ottimizzazione nell'esecuzione di questi processi. Poi infine direi che è quello della condivisione, l'abbiamo già sperimentato ultimamente purtroppo con la pandemia. Abbiamo dematerializzato i luoghi fisici, quindi in sostanza significa poter continuare ad operare in qualsiasi luogo, quindi con i nostri colleghi, ma anche la possibilità di condividere l'informazione, la stessa piattaforma, con quelli che sono gli altri attori che potrebbero entrare nel merito della gestione di un contenzioso o piuttosto nella finalizzazione di un contratto. Entrando in quelli che sono gli elementi che oggi già la tecnologia ci mette a disposizione, sicuramente sono già disponibili moduli di contract management, sono disponibili moduli di document management flow e anche sistemi di automazione dei processi. Quindi in sostanza alcune funzionalità sono già state impattate ampiamente dalla tecnologia, ma ovviamente continueranno a crescere proprio man mano che ci sarà questa estensione dell'intelligenza artificiale o per esempio anche della blockchain. Chiarissimo. Berti, vorrei tornare da lei perché prima accennava alle riflessioni che sta facendo Nokia, ed effettivamente a telecamere spente abbiamo avuto modo proprio di parlare di un pilot che è stato fatto dalla vostra direzione, che avrei piacere condividesse con il nostro pubblico, magari anche condividendo quelle che sono le conclusioni a cui siete arrivati. Certo. Come le accennavo prima e le avevo accennato a telecamere spente, come società noi siamo, e come Dipartimento Legale, abbiamo immaginato come l'intelligenza artificiale avrebbe potuto supportarci nel nostro lavoro. E proprio in questa direzione, nel 2019, quello che era allora il CEO di gruppo di Nokia, Rajiv Suri, aveva promosso, sponsorizzandolo personalmente, un progetto in ambito legale di avere un pilot che in qualche maniera potesse compiere un'analisi contrattuale, un audit contrattuale alla stregua di quello che avrebbe fatto banalmente un avvocato piuttosto che un contract manager. E personalmente sono stato io a gestire in prima persona questo progetto assieme a un mio collega di Singapore. E attraverso una piattaforma di intelligenza artificiale abbiamo collezionato 120 contratti che Nokia aveva con i propri clienti in giro per il mondo, selezionati in base alle problematiche e criticità di prodotto, piuttosto che al valore, piuttosto che a paesi complessi dove venivano svolti i servizi. Quindi abbiamo dato, diciamo, dei parametri secondo cui dovevano essere identificati questi contratti, e quindi abbiamo fatto questo gathering, questa colazione di questi 120 contratti. E quello che abbiamo chiesto alla piattaforma di intelligenza artificiale, al software di intelligenza artificiale, inserendo una serie di input, quindi è stato un lavoro molto complesso, soprattutto nella parte iniziale, perché poi questo è quello che oggi io percepisco quando parliamo di intelligenza artificiale. C'è una prima fase molto complessa, che è la fase di, mi lasci dire, di learning dell'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale ad oggi, per quanto viene chiamata intelligenza, a mio avviso ancora non è un'intelligenza autonoma che possa fare un decision making, è ancora uno strumento che elabora in maniera egregia assolutamente, ma è ancora siamo in una fase di elaborazione, una serie di dati, di inputs che vengono immessi dalla mano umana. Quindi abbiamo innanzitutto dato una serie di parametri e di modus operandi che l'intelligenza artificiale avrebbe dovuto applicare a questi contratti, che poi avremmo inserito all'interno del software per poi avere il prodotto finale. Quindi gli abbiamo chiesto in sostanza a questo software
di farci un'analisi contrattuale sulle clausole per noi maggiormente critiche, quindi per chi è avvezzo di contratti, le clausole di responsabilità e conseguente limitazione di responsabilità, gli indennizzi, le penali, i termini di pagamento, le garanzie, la termination piuttosto che il processo di accettazione, per vedere se questi contratti che erano ovviamente stati negoziati e accettati internamente attraverso una politica di una policy di accettazione che è sempre a monte nella nostra società complessa matrice prima di firmare un contratto, se effettivamente quello che sulla carta era stato il processo di rischio di quei contratti, quindi evidenziavano determinati parametri di rischio, se poi effettivamente quei parametri di rischio dall'essere umano, quando questo contratto era stato portato in approvazione, erano stati letti e riportati correttamente nel sistema. E quindi, finita la prima fase molto complessa di educazione del software, quindi questa fase di learning molto complessa, abbiamo poi inserito nella lavatrice tutti questi contratti per vedere poi il risultato che ne è venuto fuori. E devo dire che il risultato è stato estremamente positivo, nel senso che questi contratti sono stati analizzati, il sistema ha riportato tutta una serie dettagliata di posizioni su queste clausole che vi dicevo poc'anzi. Dopodiché, ovviamente, perché noi siamo più realisti del re, abbiamo rifatto l'operazione a livello manuale. Cioè abbiamo detto, vediamo se quello che il software di intelligenza artificiale ci sta dicendo oggi effettivamente corrisponde alla realtà e quindi ha colto correttamente tutti quelli che potevano essere le deviazioni, le criticità e le situazioni contrattuali che ci sta riportando. E nel 100% dei casi effettivamente l'analisi collimava con la realtà, quindi la macchina aveva riportato qualcosa che era assolutamente in linea con quanto rilevato poi riga per riga dai nostri avvocati e contract manager che hanno rivisitato i contratti. Questo ovviamente poi ci ha permesso di creare una serie di slides con grafici e areogrammi, quelli sono veramente chiamati i diagrammi a torta, in cui per paese, per prodotto e per clausole noi abbiamo potuto avere delle percentuali di come questi contratti erano stati negoziati e quindi quali criticità questi contratti contenevano. E quindi mi lasci dire, questa esperienza di pilot sull'intelligenza artificiale è stata estremamente positiva, però ripeto, c'è stato un lavoro assolutamente complesso in una prima fase che ovviamente non andrebbe rifatto per una seconda fase se si dovesse ripetere l'esercizio su altri contratti, ma quindi è uno sforzo che viene fatto una volta per tutte e in cui bisogna prestare massima attenzione nel dare gli input giusti al sistema, perché ovviamente quello che noi diciamo, gli diciamo che è la regola che deve essere eseguita, poi viene in qualche maniera applicata e quindi fatalmente se sbagliamo a monte il risultato a valle non sarà quello che ci auspichiamo. Però devo dire che abbiamo avuto un feeling assolutamente positivo con questo pilot, quindi ovviamente essendo noi una società tecnologica non possiamo essere technology adverse, quindi ci siamo spinti abbastanza avanti perché penso che siamo stati tra le prime società ad applicare in maniera costruttiva l'intelligenza artificiale e ulteriormente lo facciamo e lo continueremo a fare. Passare a Cristina Rustignoli, perché poi vorrei sapere anche lo stato dell'arte in Generale Italia e quali sono le riflessioni che durante le vostre convention state facendo. Solo un riscontro velocissimo da Marchitiello, quindi il pilot portato avanti da Nokia effettivamente rispondente poi alla vostra, ai vostri dati, alla vostra realtà, c'è questa adesione rispetto diciamo a quello che farebbe una risorsa umana del prodotto elaborato dalla macchina in campo contrattualistico? Con
confermo assolutamente quelle che sono le osservazioni del General Counsel di Nokia. In sostanza il problema di fondo è la parte di apprendimento. Quindi affinché si abbia un risultato attendibile bisogna istruire la macchina, ha bisogno di una moltitudine di documenti, di casistiche affinché in qualche modo si crei un set tale da poter poi consentire una corretta analisi. Noi abbiamo fatto qualche esperimento anche noi sull'intelligenza artificiale. Chiaramente per poter avere un riscontro oggettivo bisogna andare a lavorare su dei dati concreti, cioè bisogna effettivamente prendere in considerazione un campione, quindi parliamo di uno studio, parliamo di un'azienda che sia disposta a collaborare attivamente affinché si diano dei dati concreti e la macchina possa in quel caso eseguire un'analisi su quello che sono un set di informazioni e poi giustamente a fare una valutazione manuale su quelle che sono i risultati attesi. Nel nostro piccolo campione ovviamente abbiamo avuto risultati altrettanto interessanti, ma bisogna portarlo su dei contesti concreti per avere la certezza. Sicuramente l'intelligenza artificiale è ampiamente ormai utilizzata nelle due diligence, ma questo perché alcune materie sono, come dire, in qualche modo standardizzabili, cioè hanno dei contesti, mi lasci correre il termine, delle narrative che sono più o meno standardizzate. In altri invece è comunque necessario avere molte più informazioni, perché le variabili, soprattutto nell'ambito di quelli che sono contratti di molto complessi, chiaramente sia le condizioni, sia le clausole e altre variabili devono essere accuratamente apprese dalla macchina, in sostanza. Chiarissimo, grazie. Rossignoli, General Italia invece, in che modo utilizza attualmente la tecnologia e quali sono i desiderata attendere? Allora, lato nostro, insomma, è sorta questa necessità di trovare dei sistemi che ci permettano di risparmiare tempo e dedicare, diciamo, il tempo delle persone all'analisi dei dati e non alla costruzione o alla ricerca dei dati. E proprio per questo motivo abbiamo avviato, come dicevo, questo progetto trasversale a tutta l'area, che è proprio quello di fare uno scouting di quelli che sono già oggi a disposizione sistemi o software che possano aiutarci nel dirimere alcune delle criticità che noi oggi abbiamo e che alcune sono anche magari banali, non richiedono sofisticazioni particolari, però sicuramente richiedono una gestione tecnologica e non manuale, come fino ad oggi invece o fino a qualche anno fa era avvenuto. Io sono sempre un po' stata una amante del far fare alle macchine tutto quello che è rutinario e lasciare, diciamo, alla creatività e all'intelligenza umana tutta la parte, diciamo, interpretativa e creativa e costruttiva. Per cui ho sempre un po' ricercato degli strumenti e ho affidato questo compito ai miei collaboratori, degli strumenti che ci possano aiutare. Stiamo guardando e abbiamo guardato in più direzioni. Una delle prime attività che abbiamo fatto è stata quella di eliminare la carta, ad esempio, in tutta quella che è il processo di normativa interna, quindi o di validazione dei contratti interni, creando dei workflow banalmente, quindi una sofisticazione, diciamo, non eccessiva, dei workflow che però da un lato fungono anche da repository e dall'altro misurano tempi e modi entro i quali le persone, le diverse funzioni impattate, perché sono workflow ovviamente trasversali alle diverse aree dell'azienda, danno i riscontri, che tipo di riscontro danno, e tenendo traccia dei track change. Questo è evitato tutto un giro, un flusso di carta, non girano più da noi i libri firma nelle varie direzioni, perché tutto questo è stato informatizzato e gestito in modo informatico. Un altro aspetto su cui già abbiamo operato, avendo nell'ambito della mia area anche tutta la parte di antifrode, è sugli indicatori irregolarità o nei comportamenti. E qui abbiamo lavorato tantissimo per creare questi indicatori proprio
setacciando la base dati aziendale e evidenziando, individuando dei KPI che ci possono indirizzare nell'attività di antifrode e andare a verificare le situazioni che maggiormente potrebbero essere sospette per la presenza di una serie di indicatori che si valorizzano, diciamo, positivamente sullo stesso soggetto o sullo stesso cliente. Su questa parte abbiamo provato ad aggiungerci, insieme con la nostra struttura di Advanced Analytics, anche della predittività, andando poi a tarare questi indicatori anche con dei dati comparati di accadimento sul territorio e quindi individuando delle ponderazioni che permettano di contestualizzarle. È un work in progress, però già oggi noi misuriamo la nostra rete distributiva avvalendoci di una trentina di indicatori che misurano l'attività su tutto il portafoglio che ciascun intermediario ha presso di noi e sull'operatività di tutti i clienti, guardando delle cose che diciamo manualmente sarebbe impossibile guardare, tipo, non lo so, versamenti che vanno in un unico IBAN comune e che quindi possono essere sintomo di situazioni non regolari o comunque che necessitano un'investigazione. Dall'altra parte abbiamo lavorato molto anche su quello che è il legal design e quindi già da 3 anni abbiamo cercato anche di semplificare o quantomeno adattare il nostro linguaggio ai diversi interlocutori. Anche questo è uno sforzo, non è un percorso semplice, ogni tanto ci sono delle battute d'arresto, però proprio diciamo da un mini hackathon, quindi da un confronto fatto all'interno dell'area, è nata la proposta di quello che si chiama il parere in un tweet, adesso, che voleva semplificare, diciamo, il linguaggio con cui la direzione legale parla alle altre direzioni dell'azienda. Per provare a essere noi stessi, diciamo, conclusivi, nel senso di dare delle risposte e quindi forzare anche gli avvocati che, insomma, tendono qualche volta a nascondersi dietro a dei condizionali o dei si potrebbe, ma si potrebbe anche, a dare, diciamo, una posizione chiara a quello che è l'interlocutore interno. E per questa attività abbiamo istituito un format specifico per cui il parere deve partire dalle conclusioni, deve dire se si può o non si può, soprattutto deve dire come si può raggiungere l'obiettivo che il business ci porta, lasciando alla parte successiva le analisi. Questo fa sì che, come dire, il nostro interlocutore possa avere una risposta chiara e chi ha piacere di andare a approfondire lo faccia dopo andandosi a leggere l'analisi e gli approfondimenti fatti. Un altro punto su cui stiamo molto lavorando è anche il linguaggio da utilizzare nei confronti dei giudici, cioè stiamo facendo un esperimento sempre avvalendoci di questi strumenti di legal tech che ci sono per cercare di portare nelle nostre memorie, nelle nostre istanze. Abbiamo iniziato nel rispondere alle contestazioni che ci arrivano dall'autority di vigilanza, non solo il word, quindi non solo il discorsivo, ma anche magari grafici, immagini, ben sapendo che l'attenzione umana, no, come ci dicono le ricerche, è maggiormente attratta da quello che vede che da quello che legge, nel senso che rimane più presso quello che si vede, quindi cercando di portare un linguaggio innovativo nel dialogo che abbiamo visto aumenta l'efficacia dei concetti che vogliamo portare. Ovviamente è una ricerca continua, sicuramente io vorrei trovare qualcosa che mi permetta di fare, diciamo, quantomeno uno screening, una ricerca di base in un modo il più automatizzato possibile, evitando quindi che le persone impieghino il loro tempo nel cercare le fonti, ma avere qualcosa, qualche software che lo faccia. Stiamo vedendo delle proposte, stiamo facendo degli esperimenti, così come stiamo lavorando per gestire tutto il nostro database di contratti
con un software che ci permetta di avere immediata evidenza e anche alert per quanto riguarda una serie di clausole che sono abbastanza tipiche e particolari e che, avendo noi trasformato molto il nostro business in questi ultimi anni, da un business prettamente assicurativo anche a un business di partnership ed ecosistemi, dove clausole di esclusiva, di diritto di prima sottoscrizione, di rinnovo tacito o non tacito, di necessità di negoziazione prima del rinnovo con termini eccetera, sono molto frequenti, è sorta proprio l'esigenza di avere, di affidarci non solo alla memoria umana e all'archivio cartaceo, ma di affidarci a un qualcosa che non solo archivi in modo informatizzato queste informazioni perché ce l'avevamo, ma che ci dia anche degli alert tempestivi e preventivi per indirizzare il business dicendogli attenzione, fra 6 mesi ti dovrai preparare a questa cosa, guarda che c'è quest'altra cosa che ti può interessare. E quindi cercando di prevenire tutta una serie di informazioni che ci permettono di gestire poi i rinnovi, non rinnovi, le negoziazioni sull'esclusiva, eccetera, con la dovuta preparazione. E anche questo è un work in progress che però insomma ci sta dando delle belle soddisfazioni in questo momento. Russignoli, da quello che dice, chiaramente si evince quindi un'interpretazione del legal tech e della tecnologia come ausilio al capitale umano. L'ha anche detto: nel mio mondo ideale la tecnologia dovrebbe occuparsi di tutto ciò che ha scarso valore, mentre la mente umana dovrebbe essere impegnata a lavorare sul valore aggiunto, sia verso i clienti interni che verso magari le authority, quelle che sono le richieste dall'esterno. Vorrei capire anche se è lo stesso parere di Berti, perché uno dei preconcetti, diciamocelo anche culturale, è quello che la tecnologia possa essere sostitutiva della risorsa umana. Qual è la sua interpretazione applicata al mondo legal? Guardi, io direi innanzitutto una precisazione d'obbligo. Qualsiasi cosa diciamo qui oggi dovrà fare i conti con la storia. Voglio dire, Albert Einstein aveva detto che non si sarebbe mai sviluppata l'energia atomica, o Thomas Watson, che era il CEO di IBM nel 43, aveva detto che nessuno avrebbe mai comprato un computer. Invece poi la storia ci ha insegnato che si è andato in tutt'altra direzione. E quindi anche qui la tecnologia, l'intelligenza artificiale saranno integrative o sostitutive della forza uomo? Bella domanda. A mio avviso bisogna tirare una linea temporale, cioè nel breve, medio periodo, a mio avviso la tecnologia e l'intelligenza artificiale in qualche maniera saranno integrative delle risorse umane. Dico questo perché, come diceva adesso la mia collega Rustignoli, vedo che tutto quello che è l'apporto tecnologico, almeno in ambito legale, ci sta supportando per evitare un apporto human intensity in tutto quello che è un lavoro ripetitivo. Quindi mi vengono in mente gli accordi di confidenzialità da scrivere con i nostri clienti e fornitori, piuttosto che le repository legali dove andiamo a mettere i nostri contratti. Mi viene in mente tutto quanto il lavoro fatto dagli studi legali per la gestione di quelli che sono i sistemi di legal tracking, e quindi sicuramente c'è un grandissimo apporto della tecnologia in questa fase. Non vedo però adesso ancora, così nel breve, nel medio periodo, una capacità di decision making autonoma dell'intelligenza artificiale. Quindi penso che al momento non possa ancora sostituire quello che è il fattore umano, un cervello umano nella gestione delle operazioni legali, perché c'è, come dicevamo poc'anzi, tutta una fase di machine learning che va applicata ad ogni singola fattispecie dove vogliamo un apporto tecnologico, ma
questa fase, in generale parlando, è una fase molto complessa che ancora non ha portato a macchine che possono da sole gestire quelli che sono dei processi legali complessi. Quindi io sono molto, mi lasci dire, possibilista sul fatto che questo in un futuro prossimo avverrà, però dobbiamo anche in qualche maniera risettare le aspettative, perché è anche vero che questo non avverrà col battito di ciglio di una notte, cioè ci vorranno anni, e nel frattempo ancora l'apporto umano secondo me è fondamentale. E poi mi lasci fare un'altra considerazione che secondo me è fondamentale, perché poi tantissime volte io mi sono sentito controbattere a queste mie affermazioni dicendo sì, va bene, ma l'apporto tecnologico in qualche maniera in un dipartimento legale che soffre sempre una diciamo una mancanza di risorse, oppure comunque uno stretch molto molto spinto di risorse, in qualche maniera può aiutare a gestire il lavoro in maniera più efficiente. E quindi pertanto, se io faccio, per dire, un team di 3 persone, 30 o 300 persone, quelle persone, una volta che vengono supportate da una tecnologia, se prima erano sott'acqua nel fare il lavoro, in una fase successiva dove la tecnologia li sta aiutando, possono in qualche maniera dedicarsi ad attività, diciamo, di più alto profilo e valore aggiunto. Sì, è vero, con un aggiustamento. Bisogna calmierare questa posizione abbastanza netta, perché poi è anche vero che noi, vivendo in un contesto, in un ecosistema dove l'efficienza la fa da padrone, se io avevo prima 300 legali e non avevo nessun apporto tecnologico, una volta che io ho l'apporto tecnologico e quindi quei 300 legali possono dedicare il loro tempo a fare altro, probabilmente nel lungo periodo non rimarranno 300, probabilmente qualcuno mi potrebbe chiedere anche di diminuirli. Quindi in questo senso, che cosa voglio dire? Che non si può fare un ragionamento tout court dicendo la tecnologia ci aiuterà a rendere più efficienti quelle che erano le attività ripetitive svolte prima dalle persone, ma bisognerà probabilmente ripensare quello che le persone andranno a fare, perché sicuramente poi queste persone che oggi vedono sicuramente un beneficio enorme dall'uso della tecnologia in una fase applicativa, hanno invece speso nel breve periodo degli sforzi immani per educare le macchine. E quindi secondo me, più che un efficientamento di risorse, dobbiamo parlare di una riallocazione di risorse umane e tecnologiche, dove ci sarà una maggiore intensità dell'apporto umano in una prima fase e meno in una seconda, e questo ricreerà poi probabilmente dei processi virtuosi dove uomo e macchina potranno convivere in una maniera pacifica, dove non necessariamente dobbiamo vedere la macchina come l'alter ego dell'uomo: quello che non facciamo noi lo fa la macchina e quindi noi non serviamo più. Fortunatamente in ambito legale io penso che il nostro apporto sia ancora un apporto ad altissimo valore intellettuale, pertanto sicuramente ci sarà un modo per rendere maggiormente effettivo il lavoro delle persone supportati dalle macchine. E quindi concludo: una prima fase, come dicevo, assolutamente integrativa e di supporto, una seconda fase dove le macchine probabilmente cammineranno da sole, e quindi dovremmo ripensare dove l'apporto umano invece rimarrà in qualche maniera di primato rispetto a quello che è l'apporto delle macchine. Marchitiello, stessa domanda per lei, chiaramente con un'accezione molto tecnica. Chi meglio di voi può sapere le potenzialità delle macchine e quale può essere una relazione con l'uomo da un punto di vista legale? E forse l'audio. Abbiamo un problema. Vediamo se riusciamo a riagganciare. Eccoci. Bene. Tralasciando quello che potrebbe essere il potenziale conflitto uomo-macchina e quindi la riallocazione delle risorse, probabilmente c'è un tema molto importante, quello di etica, appunto anche recentemente discusso in Commissione europea,
su quelle che potrebbero essere le deviazioni degli algoritmi che in qualche modo potrebbero creare delle discriminazioni e degli orientamenti. Ma in questo momento, contestualizzandoci su quello che è lo stato attuale, quindi quello che è l'evoluzione da una fase in cui un gestionale era semplicemente un sistema informativo, oggi siamo ancora in quella fase in cui si stanno stabilizzando delle automazioni che sostanzialmente tendono ad alleggerire, i dipartimenti legali piuttosto che gli studi legali da quelle attività che sono ripetitivi. Giustamente siamo ancora lontani da un decision making da parte dell'intelligenza artificiale e quindi in questo caso sono delle evoluzioni che andranno man mano a consolidarsi, ma ci vorrà anche un cambio culturale. Se facciamo un ragionamento a medio termine, probabilmente già questo spaventa il mondo legale. Se consideriamo appunto che con l'intelligenza artificiale, come dicevo prima, si andrà ad accentuare la dicotomia che ci sarà tra processi standardizzabili e processi che invece, come dire, restano su misura. È chiaro che i processi standardizzabili tenderanno ad essere sostituiti sia nella fase, come dire, di estrazione delle informazioni da un documento, che potrebbe essere una citazione, che potrebbe essere banalmente un reclamo. E questo set di dati estratti, da una parte, serviranno per, come dire, creare il fascicolo, quindi la posizione, ma dall'altra saranno input per generare un semilavorato, in sostanza un documento, come già è stato in qualche modo accennato, un semilavorato che comunque dovrà essere validato da un professionista, perché probabilmente il limite dell'intelligenza artificiale sarà la sensibilità, perché mentre tutto in qualche modo può essere più o meno ricondotto ad una logica matematica, la sensibilità invece allo stato attuale sicuramente non sarà sostituibile dall'intelligenza artificiale. Quindi, quale sarà l'evoluzione? Ci sarà appunto questa evoluzione dei servizi standardizzabili, ragion per cui questi servizi standardizzabili non saranno poi solamente, come dire, forniti dallo studio legale, ma certamente aprirà come dire, la crescita, anzi, spingerà la crescita dei provider che saranno disponibili a fornire tutti questi servizi in qualche modo automatizzabili e quindi una sorta di concorrenza anche dello studio legale. Ah, già ad oggi, se guardiamo, esistono dei provider che forniscono la compilazione di contratti online e così via. Quindi ci sarà in qualche modo, una divisione del mondo legale e un'estensione degli operatori legali. Quello che poi in sostanza è già successo qualche anno fa in Inghilterra, dove in realtà, esistono, servizi che sono, come dire, sono normati e demandati a quelli che sono attività prettamente legali, rispetto ad attività invece che possono essere lasciate a società che si occupano di consulenza legale. Su questa stessa direzione, se vogliamo estendere ulteriormente il ragionamento, va anche il PNRR nella riforma della giustizia civile. Infatti, ha esteso l'utilizzo della mediazione, quindi ha ampliato un po' quelli che sono alcuni campi in cui la mediazione deve necessariamente essere optata, o addirittura anche in corso di processo, per esempio nelle posizioni dei decreti ingiuntivi, o piuttosto in quelle che sono la fase delle esecuzioni. Quindi questo significa che in qualche modo tenderà inevitabilmente ad ampliare i soggetti che si occuperanno di diritto. Quindi concludendo, quindi una dicotomia quindi tra servizi standardizzabili e servizi che in qualche modo resteranno invece personalizzati in quanto contenuto non facilmente assimilabile. Marchettiello, rimango ancora con lei perché ha parlato di questa dicotomia e quando si parla di servizi standardizzabili e poi standardizzati vuol dire anche semplificare in qualche modo il lavoro della direzione legale, togliendo appunto dal tempo umano tutto ciò che è un lavoro molto rutinario. Quindi con lei vorrei approfondire ancora di più proprio in che modo si può semplificare e migliorare qualitativamente il lavoro della direzione legale a partire
partire dall'utilizzo del legal tech. Ecco, concentrandoci su quello che già oggi è assolutamente disponibile nei software, sicuramente troviamo tutta la parte di contract management, intesa come tutti quei flussi finalizzati alla formalizzazione del contratto, alla gestione di quelle che sono le scadenze o, se vogliamo, gli adempimenti contrattuali, nonché rinnovi e archiviazione. Parallelamente quindi alla gestione dei flussi dell'approvazione del contratto, compreso quelle che sono moduli di firma o piuttosto tutto quelle che sono moduli legati all'archiviazione automatica delle PEC o piuttosto delle mail nei fascicoli pertinenti, troviamo affiancato appunto quello che è il management system flow, cioè in sostanza l'avanzamento di tutti questi flussi, di questi compiti, di questi task che coinvolgono magari anche più uffici all'interno di un'azienda, vengono affiancati ovviamente dalla parte documentale. Quindi l'avanzamento della parte documentale, delle bozze, delle revisioni, fino alla firma. E in questo contesto, chiaramente, tutto quello che viene gestito viene assolutamente svolto all'interno dell'applicativo. E gli stessi utenti vengono accompagnati in queste varie attività, a partire dai vari modelli contrattuali che sono già stati in qualche modo impostati all'interno dell'applicativo, con una sorta di facilitazione nella compilazione di quelli che sono elementi, come dire, di base del contratto, fino anche per esempio alla posizione di clausole che chiaramente vengono classificate a seconda della tipologia del contratto, che vengono estratte ed inserite nel contesto contrattuale. Quindi il contract management è assolutamente, tutto il flusso contrattuale è assolutamente già operativo, con tutte poi una serie di statistiche direttamente connesse, che possono essere per esempio ai tempi, piuttosto a quelle che sono i ritardi nell'esecuzione legati per esempio per settore o piuttosto anche per sedi e così via, tutto quindi una serie di KPI che sono rinvenibili direttamente dagli impegni contrattuali. Altra attività che chiaramente, altre automazioni che sono già assolutamente ben rodate all'interno degli applicativi sono quelle della gestione dell'organizzazione dei processi, quindi in qualche modo la possibilità di efficientare quello che sono gli interventi all'interno di una determinata attività che richiede, ecco, il coinvolgimento di più uffici. In questo caso appunto entrano in gioco i workflow engine. Volendo fare un esempio del mondo del lavoro, per esempio riceviamo la notizia della avvenuta del completamento della selezione, abbiamo bisogno di gestire un contratto di apprendistato. In autonomia c'è appunto la redazione di questo contratto di apprendistato, piuttosto della lettera di assunzione e anche dell'impostazione dei dati base per un piano formativo. E chiaramente tutti questi dati vengono acquisiti dalle informazioni che ci sono state fornite dall'HR e successivamente questa parte documentale viene inviata all'HR in automatico o piuttosto anche per conoscenza al Dipartimento Legale per validarne eventualmente il contenuto del contratto. Nel momento in cui c'è l'accettazione, la convalida da parte dell'HR, questo viene automaticamente inviato al candidato scelto per la firma del contratto e tutto questo avviene direttamente nella piattaforma, mettendo a disposizione, quindi condividendo il contratto direttamente nella piattaforma. Con la sottoscrizione da parte del neo assunto, tutta una serie di azioni che si scaturiscono, per esempio nei confronti del responsabile della sicurezza e prevenzione, per fissare un corso sulla formazione del lavoro e sulla sicurezza del lavoro, o piuttosto al medico aziendale e così via. Quindi diciamo che sono processi che allo stato attuale all'interno di un applicativo sono assolutamente ben rodati. Anche quelle che potrebbero essere attività legate al procurement sono gestite all'interno degli applicativi, così come quelle che potrebbero essere beauty contest. Quindi nel momento in cui, tornando un po' al concetto di mediazione, nel momento in cui la mediazione non dovesse andare a buon fine, si scaturiscono tutta una serie
di azioni che possono essere già in qualche modo organizzate all'interno dell'applicativo che consentono di lanciare direttamente una richiesta di beauty contest e sulla stessa, quindi sulla piattaforma, poi sì, sulle piattaforme di beauty contest si svolgerà tutta quella che tra virgolette diciamo possiamo definire una sorta di gara, otteniamo il feedback e quindi già direttamente l'assegnazione, l'apertura eventualmente al nostro domiciliatario dell'accesso alla piattaforma per condividere eventuali documenti che abbiamo scelto e che appunto utili poi per la gestione stessa del contenzioso da parte legale esterno. Ecco, Marchitiello, lei ha appena accennato al Beauty Contest. Io avrei voluto affrontare veramente moltissimi argomenti con voi perché la tematica che stiamo affrontando è quanto mai attuale, l'abbiamo visto anche dalla risposta del nostro pubblico. Abbiamo però 10 minuti e vorrei chiudere questa tavola accennando un tema importante che è quello del rapporto tra direzione legale e advisor esterni. Un rapporto che chiaramente è fatto sia di quotidianità che di operazioni straordinarie, quindi, come diceva giustamente lei, anche di beauty contest. Abbiamo parlato tanto di cosa potrebbe, in che modo la tecnologia potrebbe aiutare la direzione legale nei confronti del lavoro interno e dei suoi clienti interni. Vorrei con voi accennare anche al rapporto con gli advisor esterni, quindi capire se dal vostro punto di vista la tecnologia, quella attualmente presente e utilizzata anche dai consulenti esterni, aiuta in questioni come tracciabilità della pratica, riduzione dei costi, beauty contest e in che modo, entro quali limiti. Partirei da Rustignoli, poi passiamo a Berti e chiudiamo con Marchitiello. Ma sicuramente la tecnologia aiuta nel rapporto con i legali esterni. Chiaramente l'aiuto può essere di diverse tipologie a diversi livelli. Noi abbiamo, diciamo, sicuramente in essere un aiuto dalla tecnologia per quanto riguarda certe cause tipiche e tradizionali legate proprio al business corrente, quindi le contestazioni dei sinistri, per essere chiari. In cui sostanzialmente attraverso diciamo la tecnologia le cause noi lavoriamo con un panel di legali e le cause vengono esperti ovviamente nella materia e le cause vengono assegnate in base a competenza e ricorrenza, quindi in modo tale da ripartire il lavoro e evitare diciamo concentrazioni. E il sistema in questo caso permette di monitorare sicuramente costi, tempi, tempestività di evasione, di avere sotto controllo tutti gli aspetti. Ha un altro aspetto su cui, molto interessante, su cui stiamo in questo caso invece solamente diciamo, facendo i primi passi, ma che è molto interessante. È un po' quello del cosiddetto Legal Analytics che abbiamo visto essersi sviluppato e diffuso negli Stati Uniti, dove effettivamente, grazie proprio all'utilizzo dei dati, vengono monitorati, diciamo, i comportamenti dei giudici, ad esempio, negli Stati Uniti è abbastanza consueto. Ci sono delle piattaforme proprio, no? Cito, non le cito, ma insomma, che sono in grado di conoscere decisioni precedenti e di creare una sorta di track record di un singolo giudice o di un singolo avvocato. Questo potrebbe essere utilizzato proprio per individuare all'interno dei nostri panel di consulenti quelli che sono i massimi esperti o quelli che hanno, diciamo, un track record positivo migliore su determinate situazioni, determinate tematiche che magari non sono quelle usuali o concrete in cui operiamo tutti i giorni. Per quanto riguarda i beauty contest, sicuramente, diciamo, lavorando con un panel, il vantaggio di uno strumento automatizzato totale è sicuramente un vantaggio operativo, ma potrebbe essere anche un vantaggio di andare a individuare competenze non note o non presenti all'interno del panel in un contesto più ampio. Facendo
Fermo restando che sicuramente è uno strumento in questo momento, almeno per quella che al momento è l'evoluzione, diciamo, anche della cultura interna al mio team in merito a questi aspetti, è uno strumento sicuramente di grande aiuto all'organizzazione aziendale, che, sul quale però va un attimo posta l'attenzione. In merito alla opportunità o meno che la decisione sia automatica o invece sia comunque un sistema di comparazione con una decisione finale che spetti comunque all'owner della posizione. Chiaro. Berti, stessa domanda per lei. Beauty contest digitalizzati, pro e contro dal suo punto di vista? Allora, mi lasci dire che vedo più contro che pro. Nel senso, per quanto noi ci possiamo digitalizzare, rimaniamo sempre degli avvocati. E per quanto mi riguarda, il concetto di intuito persone rimane e rimarrà sempre. Con questo che cosa voglio dire? Che assolutamente anche noi, siamo una società, a matrice complessa, quindi, abbiamo dei panel che per ovvi motivi, perché lavoriamo su diversi paesi, su tutti i paesi a livello mondiale, e sono dei panel che racchiudono degli studi evidentemente di grandissime dimensioni, con capacità a 360 gradi, presenti in più paesi. E ovviamente questo ci semplifica moltissimo la vita, perché noi abbiamo degli studi che sono degli studi preapprovati a livello mondiale che ci supportano in diversi paesi, e poi abbiamo ovviamente degli accordi invece specifici con magari altri studi a livello locale, dove abbiamo bisogno di competenze specifiche o per ragioni storiche, perché seguono determinate materie da tempo immemore piuttosto che per competenze, e quindi customizziamo l'approccio e aggiustiamo il tiro in alcuni paesi e per alcune materie. Diversamente, provo ad ipotizzare, qualora volessimo affidare completamente a un'intelligenza artificiale, alla macchina, alla tecnologia, la decisione di chi dovrebbe in qualche maniera rappresentarci o rendere una legal opinion in tribunale, in un arbitrato, piuttosto che rendere una legal opinion, non mi sentirei probabilmente in una zona di comfort, perché torniamo di nuovo a bomba su quella che è l'intelligenza artificiale, cioè comunque una macchina educata da noi. Quindi quali sono poi i parametri che in qualche maniera dobbiamo andare ad inserire per far sì che la macchina identifichi il miglior professionista per quella determinata materia in quel determinato paese? Sono le classifiche, i premi che gli studi legali prendono in ogni singolo paese? Oppure sono le cause vinte o perse secondo un parametro di precedenti, come citava la mia collega, che possiamo trovare sull'LexisNexis piuttosto che su Westlaw, quindi su piattaforme di matrice anglosassone. Non so quanto poi mi fiderei, dato che poi alla fine sappiamo tutti che ci sono degli studi che professano delle practice areas, che sono dove si autoprofessano particolarmente ferrati, invece poi caso vuole che sono altri gli studi che invece operano meglio in quel settore, piuttosto che professionisti che hanno creato, come banalmente può funzionare per un ristorante stellato, cioè il grande chef che fa prendere la stella al ristorante, poi lo chef va via, la stella per un anno rimane al ristorante, non segue lo chef. Stessa cosa per quanto riguarda gli studi legali, cioè ci sono dei dipartimenti che vivono magari a volte di un passato glorioso, e poi invece i professionisti che hanno fatto la fortuna di quel dipartimento sono convolati altrove. E quindi non so quanto la tecnologia e l'intelligenza artificiale possono essere in grado di cogliere l'immediatezza di tutto ciò, oppure semplicemente il feeling che noi avvocati d'azienda possiamo avere quando vediamo alcuni professionisti, alcuni studi che operano dall'altra parte del tavolo, e quindi in qualche maniera, al di là di quelle che sono le statistiche e i parametri, che sono dei dati a volte molto asciutti, non necessariamente poi alla fine vengono corroborati da così una percezione sul campo. Quindi,
in qualche maniera sono abbastanza restio a pensare che si possa affidare totalmente il beauty contest alla macchina. Diversamente può sicuramente aiutare, anche perché poi banalmente, mi lasci dire, ci sono dei requisiti minimi oltre i quali non scendiamo. Che cosa voglio dire con questo? Gli studi legali con cui noi lavoriamo devono essere necessariamente degli studi legali che operano con un livello minimo di digitalizzazione. Perché? Perché, come diceva prima Marchitiello, servono delle piattaforme che in qualche maniera possano interconnettere le due parti della barricata. Quindi, banalmente, noi abbiamo un sistema di legal tracker che traccia le nostre cause, le ultime udienze, chi sono le parti, l'oggetto del contendere, le riserve che noi eventualmente dobbiamo allocare per quella determinata pratica, dove c'è un accesso a quattro mani con gli studi legali, perché certo, loro stessi possono in qualche maniera interagire con noi su queste piattaforme. Ovviamente, se noi non fossimo in grado di avere dall'altra parte del tavolo uno studio legale che ha questa dimestichezza con la tecnologia, ci si complicherebbe da morire la gestione del quotidiano. Quindi date le capabilities minime che sono richieste, alla fine poi peschiamo in uno stagno molto grande dove gli studi sono tanti, hanno delle capacità diverse e quindi e a volte mi lasci dire il feeling è molto sottile, quindi non vedo nelle varie applicabilità della tecnologia e dell'intelligenza artificiale quella di demandare alla macchina una decisione finale su quello che può essere uno studio o un professionista che ci possa rappresentare o supportare. Chiarissimo. Chiuderei il cerchio con Marchitiello, sia per capire un po' l'esperienza di Teen System in tema di beauty contest, ma anche perché Berti accennava alla creazione di uno spazio condiviso con gli advisor, uno spazio di condivisione che chiaramente le tecnologie facilitano, quindi allargando un po' anche il discorso a quello. Esattamente, diciamo che l'elemento che oggi viene richiesto è sempre più uno spazio collaborativo, quindi un ambiente collaborativo, che poi è anche quello che in qualche modo ha spinto ad integrare il collegamento con i beauty contest all'interno degli applicativi, perché il primo punto di contatto con i collaboratori o piuttosto con dei domiciliatari esterni è senz'altro quello di innescare una relazione e di rendere poi, al di là di quello che potrebbero essere le titubanze sull'affidarsi meno ad una macchina nella selezione dell'avvocato, ma soprattutto è quello di creare un flusso che in qualche modo si attivi all'interno del gestionale legale, quindi poi venga riversato verso un applicativo, che una piattaforma che si occupa di beauty contest, ma che ritorni il feedback all'interno dell'applicativo gestionale, e quindi nel momento in cui c'è l'incarico, l'assegnazione, si attivi questo ambiente collaborativo, un ambiente collaborativo che può andare banalmente dalla condivisione dei documenti e quindi i set dei documenti che vogliamo condividere con i nostri collaboratori esterni. Può essere anche esteso con dei task, delle scadenze dei task entro i quali sono chiamati a svolgere questi nostri collaboratori esterni, oppure ad una messaggistica interna, quindi rendere più veloce il colloquio tra i nostri collaboratori esterni e la parte interna del dipartimento legale. È chiaro che, come dicevo, esistono dei sistemi che ci consentono di automatizzare l'archiviazione delle mail, delle PEC all'interno dei fascicoli, così come la capacità di inviare contemporaneamente anche degli alert in modo tale da rendere partecipe al soggetto interessato che ha ricevuto la mail. Ma è sicuramente più semplice avere un contenitore, lasciatemi semplificare, all'interno del quale è possibile scambiare velocemente delle informazioni. E poi, siccome tutto il ciclo collaborativo parte all'interno dell'applicativo, anche qui abbiamo una sorta di KPI legato a quelle che sono
la, come dire, innanzitutto la regolarità nello svolgimento dei task richiesti, ma poi anche sulle stesse prestazioni, quindi effettivamente su quelli che sono i risultati attesi e i risultati che in qualche modo otteniamo dai professionisti. Quindi una sorta di dashboard direzionale che ci permette di avere sotto controllo con immediatezza quelle che sono elementi di professionalità degli avvocati, quindi dei domiciliatari, piuttosto quelli che sono i costi ed altre informazioni di carattere economico. Quindi discutibile e assolutamente accettabile quello che sono i dubbi sull'automazione per l'assegnazione degli incarichi, ma secondo me è fondamentale che tutto il processo parta da un'unica piattaforma che in qualche modo così da avere tutte quelle che sono poi gli indici che ci permettono di avere informazioni precise, dettagliate su quelle che sono le attività che ciascun collaboratore esterno è chiamato a svolgere. Un'armonizzazione quindi di informazioni ovviamente consentita proprio dall'utilizzo di un'unica piattaforma. Io ringrazio i nostri ospiti per i tantissimi spunti che sono emersi in questa sessione di approfondimento dedicata al Legal Tech, con l'invito chiaramente di tornare a parlarne ancora ai nostri microfoni. Grazie a Gianni Marchitiello e a Team System per il prezioso contributo tecnico. Grazie Gianni. Grazie a voi per l'attenzione, grazie. Grazie a Cristina Rustignoli, General Counsel di General Italia. Grazie Cristina per aver portato il contributo di Generali. Grazie a voi per l'opportunità, grazie. Grazie naturalmente anche a Emiliano Berti, Head of Legal Compliance Europe di Nokia. Grazie Emiliano. Grazie, grazie a voi. E grazie al nostro pubblico, l'invito è quello di continuare a seguire gli approfondimenti legal dedicati al mondo tech e al mondo legal in generale. Grazie ancora, buona giornata.